Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi un ultimo video per quanto riguarda My Summer Car. Vi ricordo che ho fatto mesi fa una guida completa su come montare l'auto, auto che poi andremo a prendere. Ma dato che su Steam non è segnato, voglio segnalarvi, lo vedete poi nelle discussioni, hanno fatto un'ultima patch. Alla fine di ottobre hanno fatto una serie di patch, inizio dalle cose più, diciamo, base, hanno migliorato un po' la fisica e le collisioni. Le grandi novità invece arrivano in casa perché vedete, il nostro contatore ora ha una serie di fusibili che poi potete sostituire qualora si dovessero bruciare. Al momento io non ho idea di che cosa serva questo fusibile qui, non ho idea di che cosa servono tutti questi altri 7 fusibili, ma nel caso in cui si dovessero rompere, diciamo che li dovete andare a comprare. Infatti adesso prenderemo l'auto, che è quella stessa del tutorial, e andremo ad assemblarlo. Ma la cosa interessante è che se stoppate la corrente, perché adesso potete farlo, allora il telefono funziona ancora perché non c'entra nulla con la corrente ovviamente, ma l'acqua non va, il che fa pensare che avete un autoclave, insomma, come si chiama in casa, quindi una pompa dell'acqua. Un'altra cosa, i cibi vanno a male, quindi ora è necessario, io l'ho sempre fatto, però ora è necessario tenerli in frigorifero. Bene, adesso abbasso un secondo solo lo stress e poi vi parlo del resto, perché ci sono ancora alcune novità. Allora, una novità è quella del moped, quindi dello scooterino qui. Hanno aggiunto il portapacchi in passato, al precedenti patch, l'anno scorso, all'inizio di quest'anno, e adesso ha un limite di velocità pure lui, quindi 45 all'ora, però non avete il tachimetro, quanto mi pare. No, c'è, la vedete la velocità lì, è vero, la vedete, e non più di 45 perché vi fermano. Ora non danno più la multa se camminate vicino alla polizia, quindi ottima cosa. E non sono finite qui le novità, perché adesso questo, la torcia, così come anche un altro oggetto, adesso non ricordo quale, ha bisogno di pile per funzionare. Quindi adesso io non so come si facciano a togliere, eccolo lì, si toglie la battery cover. Adesso non so come funzioni. Ok, si toglie la battery cover e vediamo se ci sono dentro le batterie. Adesso scusate l'appoggio, ormai di esperienza. Battery cover e vanno messe dentro le batterie. Adesso io non so perché. Ah, infatti la torcia non va. Infatti ha bisogno di batterie. L'altro oggetto, cavoli, non mi ricordo. Non mi ricordo che cosa aveva le pile. Comunque, insomma, un'altra cosa. La radio anche. Ecco, un'altra cosa molto importante, anzi due. Intanto iniziamo ad avviarci. Quando venite punti dalle vespe adesso, dalle api, insomma, che si voglia, non morite più, ma viene. Diventate ciechi per un po'. Quello è la novità. Ok, intanto inizio ad avviarmi e poi ci ritroveremo in città, dove andremo a vedere dove sono i nuovi oggetti. E un'altra cosa, quando avete il radiatore che è molto caldo e aprite il tappo per abboccare l'aria, se non state attenti, diventate ciechi esattamente come quando vi pungono le api, quindi praticamente per significare che l'acqua comunque viene su e vi acceca. Queste sono le modifiche più importanti che hanno effettuato, che lo sviluppatore unico ha effettuato a My Summer Car. Ricordiamo anche che nelle ultime patch aveva aggiunto anche nella gara di rally, praticamente avevate le auto proprio di rally che gareggiavano, e quindi non potevate praticare la strada, perché la strada è chiusa, e di solito invece si andava sempre a passarci sopra, che tanto le auto non passavano. Stessa cosa, adesso hanno messo anche la prigione se investite il pubblico, quindi molto male.
Non mi viene in mente altro. Adesso ci ritroviamo a breve in città, sperando di... Anzi, la cosa mi è venuta in mente, che è una di quelle che mancavano, perché hanno sistemato un po' di problemi anche per quanto riguarda il taglio della legna, ma non so nel dettaglio, però non l'hanno ottimizzata. L'altra cosa riguarda il rilevatore di Autovelox, che vi segnala bippando che la polizia è appostata. E la novità è questa: ora la dovete per forza fissare al cruscotto, quindi non potete più pensare di dargli una manata e farla cadere sui tappetini interni, perché non funziona più. Ora va avvitato per essere funzionante, quindi dovete fare molta attenzione. Nelle precedenti patch, ultima ma non ultima, hanno aggiunto anche la televisione nella prigione. Io non ci sono mai finito. Ora ci troviamo in una fase di gioco dove io sono praticamente arrivato alla fine della costruzione della macchina. Ho passato la revisione, come se avete seguito i video, la serie, insomma, l'ho fatta. E ho già l'orologio e tutto, finito le quest dell'ubriaco, e tecnicamente potrei già mettermi alla ricerca della valigetta con i soldi vinti alla lotteria dal tizio, però non l'ho trovata finora ed è una sorta di explora. Hanno sistemato anche un bug, diciamo, che dava problemi con l'aggancio del tubo dello spurgo. Adesso mi sono venute in mente tutte guidando. E che altro? La fase di gioco, diciamo, è quella, mi resta soltanto la quest della ragazza, che poi porta alla fine del gioco. Io attendo impazientemente My Winter Car, che spero utilizzi questo gioco come base, in modo da non partire con un livello di gioco di contenuti nulla. Staremo a vedere, non si sa nulla. Lo sviluppatore non mi ha mai detto niente, perché mi ha sempre bellamente ignorato. Comunque, adesso ci ritroviamo al villaggio appena ci arrivo. E poi, ecco, dovrei fare anche la rally, ma la rally non lo so. Ho sempre pensato che senza un volante magari è difficile, estremamente difficile. Credo sia possibile con la tastiera, però. Ah, un'altra cosa che mi viene in mente ancora come novità è le missioni che vi dà la nonna di portargli il cibo. Praticamente voi in prigione avete la possibilità di farvi tatuare, e se vi tatuate la nonna vi paga meno, vi dà meno soldi, e non vi piacete. Queste sono le novità riassunte proprio l'ultimo anno di patch. Ora non so se ce ne saranno altre. Comunque non c'erano queste righe prima di sorpasso, però non lo so. Comunque la carburazione dell'auto sembra ok, i pezzi sembrano messi abbastanza bene, quindi cerchiamo di non schiantarci e ci vediamo direttamente al villaggio. Eccoci arrivati, andiamo a vedere dove sono i fusibili. Mi fa sempre una certa emozione arrivare qua, in questo villaggio. Allora, vediamo sotto. Salve, salve. Allora, vediamo subito. Questi sono i biglietti della lotteria che c'è aggiunta. Qua non c'è assolutamente nulla di nuovo, perché non si può prendere nulla. Si possono prendere solo i succhi concentrati, patatine. Qua niente. Qua la solita birra. Le spugne niente. Ancora niente. Eccole qua, le batterie 34 l'una e i fusibili, il pacchetto di fusibili, quindi possiamo prenderli direttamente lì. Ok, hanno aggiunto queste due cose qua al mercato. Basta, non è stato aggiunto nient'altro. Veramente è proprio una nostalgia tornarci dopo tanti mesi su questo gioco. Questo non la smette più di parlare. Sembra di non essere mai andato via. Un gioco che, per quanto brutto graficamente, pieno di queste cose che devi fare, tipo chinati per guardare dentro le componenti, ha comunque un suo perché, ti lascia qualcosa dentro, almeno a me. Riguardo agli indie è uno dei miei preferiti, dato che ci ho comunque passato 150 ore. Quindi credo di avervi fatto vedere praticamente tutto per quanto riguarda la patch. Io non credo arriveranno nuovi video su questo gioco, anche se tanti me lo chiedono, ma non ha senso. Magari una live una volta, giusto per stare un po' insieme a chiacchierare. Rispondo anche a chi mi ha scritto un messaggio che secondo me non ha senso. Mi ha detto: come faccio a scendere la fatica? Me l'ha scritto in tre messaggi diversi in
post che non c'entrava niente con My Summer Car. Per far scendere la fatica dormi, hanno fatto il letto apposta e dormi. Cioè non è che fa scendere un pochino la fatica anche forse bere il caffè e fare la sauna, però dormi. Compriamo le pile? Non compriamo le pile? Non lo so, vedremo. Ragazzi, io con questo vi saluto e vi rimando a un prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.